Bene, qui allo stand di Radio Emilia Romagna e Magazzini Sonori abbiamo la piccola banda Brigante che ci è venuta a trovare, Antonio Brigante di Cesena e Patrizio Orlandi di Forlì. E poi mancano altri due componenti, giusto? Sì, mancano altri due componenti, lo tengo io o lo tieni tu? Ok. Il batterista Giovanni Pistocchi e al contrabbasso Cristian Mastroianni e più le varie special guest che si susseguono nel corso dei concerti o nelle registrazioni. Ecco, raccontami un po' come è nata questa band, quando? Beh, sarà nata 2 anni e mezzo fa, penso, 3 anni fa circa. Io e Patrizio abbiamo cominciato a suonare insieme su alcuni miei brani e dopodiché, stanchi di suonare assieme e di non, abbiamo aumentato il coinvolgimento con altre persone, quindi è subentrato al basso Filippo Gasperoni, che non c'è più adesso, cioè sta bene e gli auguro tutto il suo bene, ma non c'è più con noi con la piccola banda Brigante. E di conseguenza poi da cosa nasce cosa e siamo aumentati fino a essere 4, 5 e ritornare a 4. Parliamo della vostra musica, quindi in molto movimento. Parliamo della vostra musica, una musica generalmente folk? Sì, facciamo del folk, poi folk cantautorale, popolare. È un po' difficile andarla secondo me a definire, è proprio difficile secondo me andare a definire il genere musicale che facciamo, ma in senso lato è difficile anche per altri gruppi dire che genere fai. Boh, faccio quello che mi viene. Avete dei punti di riferimento però come musica? Sì, io mi sono ispirato molto a Patrizio Orlandi, a parte gli scherzi, ho dei punti di riferimento che sono i grandi della musica italiana, quindi può essere un De André, Brassen come musica francese, però poi spaziamo perché comunque siamo la mescolanza di 4-5 soggetti, 4 stili differenti, quindi ognuno mette qualcosa di suo. Ma sei tu però che componi le musiche? Sì, io scrivo i testi e la musica, poi li arrangiamo tutti assieme e quindi fortunatamente suono con persone che conoscono la musica, che sanno suonare e quindi riusciamo a impacchettare, a creare un qualcosa che abbia un po' più forma e sia un po' più pieno, un po' più ricca. Parliamo dei testi, contenuti. I contenuti sono vari, io mi ispiro molto a quello che è l'attualità, quindi... Anche temi scottanti? Sì, temi che passano, che l'informazione è una parte di informazione pone all'ordine del giorno. Facciamo qualche esempio. Ma si parla, una canzone parla di Genova, ma non tanto al discorso della morte di Carlo Giuliani, quanto ancora i punti interrogativi che ci sono dietro Genova, che poi la canzone che dà il titolo all'album Certi Ricordi, e un'altra canzone parla della manifestazione di Vicenza contro l'ampliamento delle basi militari, un'altra parla della speculazione edilizia, quindi la guerra della fattoria, è una storia fondamentalmente di un contadino che si vede requisito il proprio campo che aveva ereditato dal padre, dal nonno addirittura, e di fronte da parte della pubblica amministrazione per costruire l'ennesimo condominio. Di fronte a questo atto di viltà e di speculazione, cosa fa? Chiama i due suoi amici, e mette insieme qualche animale e ingaggia questa battaglia contro quello che è la speculazione. Ma cosa state lavorando adesso? Avete già fatto un CD? Sì, abbiamo fatto un album che è già in circolazione da diverso tempo e che abbiamo rimesso a posto, rimasterizzato quest'estate. Dal titolo? E dal titolo, come dicevo prima, Certi Ricordi. Okay. E adesso state lavorando? Sì, adesso siamo tutti impiegati. State lavorando a cosa? No, allora adesso stiamo portando avanti un po' ancora quello che è il disco. Abbiamo altre canzoni che vorremmo registrare e registreremo in un prossimo futuro, perché l'intenzione sinceramente è quella di farci un'altra stagione estiva suonando in strada, perché penso che la strada sia, almeno personalmente, sia il punto reale in cui la musica a questi livelli dà quella giusta dose di energia. Qual è l'accoglienza del pubblico in strada rispetto alla vostra musica? Ma è variabile, sereno variabile. No, rispetto anche a questi testi che affrontano anche dei temi di attualità?
Allora, sinceramente secondo me non è che c'è una grande attenzione ai testi, perché comunque per ascoltare un testo non è sufficiente venirsi a sentire una volta e dire ah ok, scrive bene, ha dei bei testi, perché anche io personalmente, ma penso la maggior parte di noi, quando ascoltiamo un brano per la prima volta possiamo rimanere affascinati su quello che è la musica, la musicalità che è il brano in senso lato. E quindi per ascoltare bene il testo è necessario o andare su internet e ascoltarci più volte, oppure acquistare il nostro CD, oppure venirsi a sentire nel corso dei vari concerti che facciamo in giro. Se ci darete gli appuntamenti magari vi seguiremo anche. Anzi, vogliamo seguirvi anche su Radio Emilia Romagna, visto che siete un gruppo giovane e promettente, diciamo, della nostra regione. La regione promuove la musica attraverso il suo portale Magazzini Sonori, vi potete appunto iscrivere e partecipare al nostro concorso, perché a noi piacerebbe avere anche questa musica folk ben rappresentata all'interno del nostro concorso musicale. Spero che vi siate iscritti. Lo faremo subito. Va bene, io vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento appunto per quando vorrete presentarci i vostri lavori. Noi saremo aperti e disponibili a farli ascoltare ai nostri ascoltatori. Grazie mille. Grazie. Ciao.